Il servizio di bike sharing presente nella città di Lecco è presto destinato a cambiare. Questa si deduce da una delle ultime deliberazioni di giunta comunale che abbiamo trovato, in cui il servizio di bike sharing in essere viene considerato, e qua citiamo la deliberazione, obsoleto e non più adeguato e rispondente alle necessità dei cittadini, e che un rinnovamento e implementazione dello stesso comporterebbe un investimento consistente e non giustificabile se rapportato alla durata residua del contratto, che terminerà il 31 luglio del 2024. Di conseguenza, ecco la novità: il Comune di Lecco ha indetto una bando a gara aperta, una gara aperta che verrà probabilmente proposta nei prossimi mesi, in cui si va a cercare una sperimentazione di durata minimo di un anno e che copra tutto il territorio con stazioni virtuali su aree di proprietà comunale, secondo proposta dell'operatore, per una nuova mobilità sostenibile. Questa sperimentazione dovrà avere, insomma, chi riuscirà a vincere la gara dovrà mettere a disposizione biciclette muscolari, per intenderci quelle a pedalata assistita, oppure i bike, monopattini elettrici, scooter elettrici, in numero variabile non inferiore a 150 mezzi complessivi, con tariffe e abbonamenti agevolati per i cittadini e con agevolazioni mirate a particolari categorie come quelle degli studenti o dei pendolari. E soprattutto questa sperimentazione non dovrà avere nessun costo a carico del Comune di Lecco, ma sarà l'affidatario a versare tutta la garanzia definitiva e a depositare la polizza assicurativa. Questa è una notizia che arriva dopo l'inizio della sperimentazione dei monopattini elettrici, che si sono intravisti dal mese di ottobre in città e che già nel primo mese avevano fatto registrare 600 utenti registrati sulla piattaforma. Avevamo anche intervistato Marco Lanzoni di Electrify, che gestisce il servizio, che ci aveva parlato di un buonissimo numero di utilizzatori e di statistiche metriche veramente ottime. Di conseguenza, il futuro della mobilità sostenibile della città di Lecco è tutto da definire. Probabilmente ne sapremo qualcosa di più nei prossimi mesi, quando verrà probabilmente meglio definita la richiesta del comune e magari comincerà anche questa nuova sperimentazione, che probabilmente andrà a sostituire o a integrare, poi sostituire, il servizio di bike sharing in essere, che, come detto, non è più considerato all'altezza